che tanto in Europa quanto in Medio Oriente colpisce più duramente, è chiaro, i più vulnerabili, tra cui naturalmente purtroppo i palestinesi, già schiacciati sotto l'oppressione israeliana. Come organizzazione giovanile comunista, dalla storia recente, ma non più così breve, noi restiamo in tutte le città in cui ha sviluppato nodi territoriali, ha sempre supportato con tutte le proprie forze la causa palestinese, identificando la lotta del popolo palestinese con la propria, come una lotta degli oppressi contro gli oppressori. Il rapporto che ci lega da BDS per continuità, per comunità di intenti e di vedute è forte e ormai di lunga durata, specialmente in città come Bologna, in cui siamo una realtà radicata da anni. Ma siamo contenti di un'occasione come questa che ci permette di rafforzarlo. In particolare siamo contenti qui a Milano di aver potuto lavorare assieme ai compagni di BDS Lombardia, dopo che negli ultimi mesi avevamo avuto occasione di entrare in contatto diverse volte e di scendere in piazza insieme il 27 giugno con lo slogan Palestinians Can Breathe per chiedere libertà e giustizia per il popolo palestinese. E più recentemente il 24 ottobre contro la detenzione amministrativa praticata da Israele verso i militanti palestinesi. Proprio da un confronto stretto con i compagni del BDS Lombardia è nata l'idea di questa iniziativa, in un giorno tanto importante per il popolo palestinese e in un momento in cui la necessità di schierarsi appunto per un embargo militare contro Israele è sempre più urgente. La crisi sanitaria, infatti, la crisi sanitaria, infatti, rende gli effetti già devastanti dell'apartheid israeliano ulteriormente insopportabile. Questo apartheid che tramite ogni forma di violenza opprime socialmente, politicamente, economicamente e psicologicamente il popolo palestinese. Ci teniamo ad appoggiare già in apertura, come sicuramente faranno anche i nostri ospiti, la campagna di raccolta fondi Oxygen for Gaza, invitando chi volesse e potesse a fare una donazione per tamponare per quanto possibile la situazione emergenziale. A questo proposito, nei commenti della diretta condivideremo i riferimenti della campagna. Non vi rubo altro tempo e lascio la parola ai primi due relatori per inquadrare la questione. Raffaele Spiga, che è curatore di questo dossier e coordinatore del gruppo Embargo di BDS Italia, e Sergio Cararo, direttore di Contropiano e responsabile di Potere al Popolo per le relazioni con BDS Italia. Grazie. Grazie a voi, grazie dell'ospitalità e di questa bella occasione per rafforzare la collaborazione con Noi Restiamo, che per noi è molto importante. BDS Italia, come penso sappiate, è la sezione italiana del movimento BDS internazionale, è un movimento che fa riferimento alla società civile palestinese e si ispira alla lotta contro l'apartheid degli anni 80 in Sudafrica. È un movimento non violento contro tutte le forme di razzismo. Le nostre sono tre lettere: boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. Stasera parliamo in particolare della terza, che è le sanzioni. L'embargo militare è una sanzione che viene imposta contro stati che violano gravemente il diritto o compiono azioni aggressive non accettabili a livello internazionale. Israele è imputabile, oltre ogni dubbio, del reato di apartheid, e io ho inventato un neologismo, neo-apartheid, perché il paragone con quella in Sudafrica in realtà poi è un po' flebile. E comunque, a sentire sudafricani, quella di Israele è peggiore. Oppure chiamerei anche 2.0 questo tipo di apartheid. C'è un'apartheid aggiornata, moderna, scientifica e non più lasciata solo alla violenza delle polizie locali. Il potere e l'impunità di cui gode Israele deriva da vari fattori. Il primo è l'incondizionato appoggio da parte delle amministrazioni degli Stati Uniti in tutti questi ultimi anni. Secondo, un uso efficace e incredibilmente disinvolto della propaganda israeliana, però soprattutto questa sua impunità deriva dalla potenza militare e dall'indiscusso primato in materia di sicurezza e di controllo securitario poliziesco. Entrambe queste due caratteristiche, cioè la parte militare, la potenza militare e il controllo poliziesco,
sono stati affinati in anni di occupazione militare della Palestina e di repressione della resistenza palestinese. E questa impunità è ulteriormente rafforzata dal fatto che Israele ha legami commerciali molto stretti con pare 150 paesi al mondo, prima di tutti gli Stati Uniti, ma non ultimi anche l'Italia, che rappresenta un ottimo cliente e anche un buon fornitore nei confronti di Israele nelle tecnologie e nei sistemi d'arma. Il dossier che abbiamo elaborato, che inizialmente pensavamo fosse una specie di pamphlet di poche pagine, si è man mano arricchito di vari contributi e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa iniziativa, e alla fine abbiamo dovuto anche tagliare dei pezzi perché sta diventando piuttosto lungo, e attualmente si è assestato sulle 245 pagine, ma purtroppo vediamo anche degli avvenimenti recenti che potrebbe essere arricchito ulteriormente. E il dossier documenta in modo non confutabile sia l'imponenza dell'apparato militare di Israele, sia come l'intero sistema accademico e scientifico israeliano sia coinvolto in questo progetto egemonico, che non è più a livello regionale e locale, quindi un controllo sul Medio Oriente, ma ormai è diventato un progetto di controllo globale. Sono documentate e denunciate molte complicità, sia in Italia, sia dell'Unione Europea, e l'accordo speciale che l'Italia intrattiene nei confronti di Israele e nel settore della difesa, ma anche nel controllo. In particolare ricordo l'utilizzo di droni da parte dell'Unione Europea per il controllo delle frontiere contro le migrazioni e anche l'occupazione militare di alcune aree della nostra regione. Noi abbiamo ricordato l'esempio della Sardegna nelle esercitazioni in Sardegna partecipano spesso anche gli israeliani. Ricordo che negli ultimi 30 anni, da quando è entrata in vigore la legge sul controllo delle esportazioni, l'Italia ha esportato 80 milioni di euro di materiale militare, strettamente militare, e quindi noi chiudiamo anche il nostro lavoro, il dossier, con sottolineando l'importanza di fare pressione anche sulle complicità che vengono fatte non solamente a livello statuale, ma anche a livello di imprese, di aziende, nei confronti delle quali facciamo delle azioni di boicottaggio specifico. In particolare in questo momento è attiva la campagna contro AXA, e vi invito a tutti, se non l'avete fatto, a firmare la petizione che abbiamo sul nostro sito, e è anche aperta quella contro Puma, che è sponsor della squadra nazionale della Federazione Nazionale Calcio Israeliana, che è in palese violazione delle norme internazionali del calcio. Grazie, e lascio la parola agli altri. Grazie Raffaele, e lascerei subito la parola a Sergio. Buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito a questa presentazione di un lavoro che io trovo estremamente ben fatto. Questo voglio dire, devo fare i complimenti a chi ci ha lavorato. È forse la pubblicazione più completa sulla questione della dimensione militare delle relazioni, ma anche della politica israeliana. È ben fatto dal punto di vista politico, è ben fatto dal punto di vista anche delle informazioni tecniche e scientifiche. Io penso che questo dossier abbia, come dire, la necessità di essere fatto circolare e anche di arrivare nei posti giusti. Su questo poi dirò due parole tra un attimo. Io sono d'accordo con mi sembra che Raffaele Spica, introducendo la discussione, abbia colto la questione più complicata, più rognosa di questa campagna, cioè quella S della campagna BDS, che è quella relativa alle sanzioni, perché dei tre archi di intervento, cioè il boicottaggio, il disinvestimento, le sanzioni,
E sicuramente le sanzioni è quella più difficile, perché è il livello politico, è il livello istituzionale, quello dei governi e delle istituzioni, dei centri decisionali, mentre il boicottaggio ognuno lo può fare, no? Può essere anche una forma di lotta collettiva e individuale. L'altro giorno mi hanno chiamato per fare una polizza tra Monte Paschi di Siena e AXA, ho detto no, guardate, AXA no, perché sotto boicottaggio, in quanto finanzia, ovviamente l'operatrice è rimasta abbastanza basita delle motivazioni, però no, quella è una cosa che cioè, il disinvestimento, diciamo che una buona campagna mette in difficoltà le aziende che investono, perché la pubblicità negativa per le aziende è sempre un problema. È chiaro che quando arriviamo a quella S di sanzioni, il terreno dello scontro si sposta tutto sul piano politico, se volete, istituzionale. Le sanzioni non le fa la società civile, non le fanno i movimenti, non le fanno i sindacati, le sanzioni le fanno i governi. E quindi io penso che questa sia la questione più complicata che abbiamo di fronte. Una rapida proposta e poi un'osservazione, poi chiudo e lascio spazio agli altri, colgo l'occasione per salutare tanti e tante che conosco, con quale abbiamo lavorato spesso insieme in questi anni, la solidarietà al popolo palestinese nel movimento contro la guerra. Io penso che se serve bisogna pure tirare fuori qualche soldo, ma questo dossier deve arrivare sul tavolo di tutti i membri delle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Io mi sono fatto i conti, i membri della commissione esteri della Camera sono 45, quelli della commissione difesa sono 49, quelli della commissione difesa del Senato sono 52, quelli della commissione esteri del Senato sono 38, per cui dovrebbe arrivare sul tavolo di 90 senatori e 93 deputati, che sono, diciamo, quelli che hanno la responsabilità in qualche modo di indicare la politica, le scelte di politica estera e quelle della difesa di Camera e Senato. Perché dico questo? Sull'efficacia di questa cosa nutro probabilmente gli stessi dubbi che hanno tutti coloro che stanno seguendo la conferenza. Sul fatto che non possano permettere di dire non lo sapevo, no? E dobbiamo incastrarli, no? Dobbiamo incastrarli. Cioè, chi si occupa di essere difesa per conto del paese deve sapere che c'è un dossier completo, ricco, documentato, che pone un problema centrale. E cioè l'Italia può continuare a avere rapporti, soprattutto sul piano militare e anche tecnologico e scientifico, perché giustamente in un capitolo si richiama quella che è la trappola di questo meccanismo, cioè il dual use, cioè tecnologie che hanno un utilizzo sia militare che civile con una versatilità enorme, no? L'Italia può continuare a avere questa posizione e questo volume di interscambi su settori strategici, perché sul piano tecnologico e scientifico sono quelli dell'alto valore aggiunto, come lo chiamano in economia, su quello militare e quello della complicità, è il terreno della complicità. E io penso che questo paese è stato fin troppo complice di Israele in tutti questi anni, sia nell'oppressione del popolo palestinese, che oggi forse sta vivendo la sua stagione più difficile nella storia della sua lotta di liberazione, ma anche nei confronti degli altri popoli del Medio Oriente. Chiudo con un'osservazione che penso Angelo Baracca potrà sviluppare molto meglio di me. Questo assordante silenzio sul fatto che ci siano degli scienziati che vengono eliminati da dei killer di uno Stato, e quindi si configura il terrorismo di Stato, perché non è un gruppo terroristico, non è un gruppo, sono agenti di uno Stato che in un altro Stato uccidono degli scienziati, no? E questa cosa viene vissuta come normalità. Beh, io penso che dobbiamo fare il diavolo a quattro, perché questa cosa
non passi come normalità. È vero che probabilmente c'è una parte della partita che si gioca sulla riapertura o meno dell'accordo sul programma nucleare iraniano. Però Angelo Baracca, meglio di me, lo dirà, continua ad esserci uno scandalo. Cioè, in quell'area del mondo c'è un paese che le bombe atomiche ce l'ha e tutti gli altri non ce l'hanno. E allora delle due l'una, no? O si accetta, come dire, che anche altri paesi sviluppino, però, e noi non vogliamo questo, o si riprende quel discorso sulla conferenza per il disarmo nucleare del Medio Oriente che dice... Le atomiche, se non ce le deve avere l'Iran, se non ce le deve avere, come dire, il Pakistan, non ce le deve avere neanche Israele. E il fatto che Israele non abbia firmato il trattato di non proliferazione nucleare, per cui gli ispettori della IAEA, cioè dell'Agenzia Atomica Internazionale, hanno potuto ispezionare più e più volte gli impianti nucleari iraniani, ma non hanno mai potuto mettere naso o piede negli impianti nucleari israeliani, semplicemente perché Israele dice io le bombe atomiche non ce l'ho. Beh, una comunità internazionale che accetta queste cose, francamente, è a mio avviso inaccettabile, soprattutto perché qui se prima c'era un equilibrio del terrore contro il quale abbiamo combattuto con il Movimento per la Pace, contro per il disarmo nucleare, e oggi, diciamo, mi sembra che tanti freni inibitori sul ricorso ad armi di distruzione di massa, quelle nucleari, siano caduti negli ultimi anni. Per cui mettere mano a questo tema io penso che sia importante. E da questo punto di vista penso che il dossier della campagna BDS possa essere uno strumento molto, molto utile. Mi fermo qui e lascio la parola. Grazie Sergio. Colgo l'occasione anche per ricordare che tutti i relatori hanno circa una decina di minuti e invitare invece tutti a scrivere nei commenti eventuali domande che poi porremo al termine degli interventi. Il prossimo relatore è Angelo Baracca, docente di fisica dell'Università di Firenze, che si occupa di problemi degli armamenti nucleari e di relazioni internazionali. Partecipa attivamente al Movimento per la Pace e il Disarmo ed è membro del Comitato Scienziate e Scienziati contro la guerra. Prego. Ringrazio tutti, grazie anche a te, a tutti. Ringrazio anche direttamente Sergio perché mi ha tirato in ballo anticipando molto opportunamente alcune cose che così dirò un po' più brevemente. Sergio, io sono anni che quando vado alle manifestazioni o ai presidi o cose simili, dico subito, ci sono due stati principali terroristi, esplicitamente, che sono Israele e Stati Uniti, perché sono stati che impunemente, bombardano altri paesi, sovrani, e quindi, è un crimine, veramente internazionale. E contro l'umanità. Commettono omicidi mirati in altri paesi. Questa è proprio la definizione di uno Stato terrorista che adotta il terrorismo come suo metodo. Israele è proprio il prototipo dello Stato terrorista, anche se accusa tanti altri paesi o Hamas o altri movimenti di essere terroristi, dovrebbero prima fare pulizia in casa propria prima di accusare gli altri. Il tema che ho trattato nel dossier e che oggi mi prendo chiaramente molto velocemente perché chi vuole poi avere le notizie dettagliate le legge sul dossier, è proprio questo segreto di Pulcinella dell'assassinio nucleare di Israele che viene lontano perché già nel 1948, quando venne istituito lo Stato di Israele, c'erano dei piani e il Weizmann Institute fu proprio fondato per quello perché Israele si dotasse di un'arma nucleare. E guardate, Israele armato con l'arma nucleare è la garanzia per
più ferma, più forte, che è un gendarme del Medio Oriente inattaccabile e inamovibile. Fra l'altro, accenno solo che al momento attuale si pone anche un problema con l'accordo di Abramo e con il viaggio di Netanyahu in Arabia Saudita, e si pone anche per gli Stati Uniti un po' un dilemma, perché hanno venduto 450 miliardi di armamenti all'Arabia Saudita, ma non possono chiaramente permettere che la supremazia di Israele venga compromessa. Israele deve rimanere la potenza assoluta inattaccabile in tutto il Medio Oriente, e questo è un principio proprio, quindi ne vedremo di belle, perché questa corsa agli armamenti, insomma, sta galoppando, tutti gli stati si riarmano, e quindi Israele dovrà essere superarmato. Io non so questa escalation dove si fermerà. Fra l'altro, faccio notare anche che Israele da decenni sperimenta sul campo per conto di tutti gli stati occidentali le nuove armi, l'esperimento sul campo, in guerra, attacchi che fa produttoriamente, in guerre che ha fatto da decenni in Libano, ha sempre. Io mi ricordo nell'82, quando ci fu la guerra di Israele al Libano, uscì, proprio impresso nella memoria, un dossier di Le Monde Diplomatique sulle nuove armi che Israele sperimentava in Libano. Allora, chiaramente, a questo punto sono ferri vecchi, ma la cosa continua, perché sicuramente negli attacchi a Gaza, nel controllo a tutto il territorio palestinese, Israele continua a sperimentare degli armamenti nuovi. Adesso, chiaramente, non posso dungarmi molto, insomma, le cose essenziali sono queste: l'armamento nucleare di Israele è stato fornito di una collaborazione con la Francia subito dopo la guerra, voluta e guidata dagli Stati Uniti, che avevano fornito alla Francia l'uranio per le prime bombe, e la Francia si è avvalsa della collaborazione con Israele. Io ricordo che tanti scienziati ebrei sono stati proprio coloro che hanno dato vita al progetto Manhattan, che hanno progettato le prime bombe atomiche, quindi erano gli scienziati più qualificati per farlo ancora a livello mondiale, e lo sono tuttora. Ricordo che anche questo è molto attuale, la fornitura dalla parte della Germania negli ultimi 20 anni dei sommergibili, mi pare che siano 5-7, non mi ricordo neanche il numero a questo punto, che sono stato prima uno scandalo in Germania, perché la Merkel aveva garantito che non sarebbero stati convertiti a sommergibili al lancio di missili nucleari, mentre invece è venuto fuori che dall'inizio la cosa era chiara. D'altra parte, anche questo è un segreto di Pulcinella, ma io ricordiamoci che Netanyahu sta per andare sotto processo anche per le tangenti che riguardano l'accessione, la vendita, che poi fu un generoso regalo praticamente della Germania di questi sommergibili a Israele. Quindi sono tutte cose di grandissima attualità, e stanno, forse scoppieranno anche degli scandali. Fra l'altro, e con questo chiudo perché non voglio dilungarmi molto, l'assassinio dell'esperto nucleare iraniano di questi giorni, sappiamo anche che potrebbe preludere al fatto che l'anatra zoppa Trump
stampa come ultimo atto di Elvira a Israele per un attacco militare alle impianti nucleari di Israele. Quindi siamo potremmo essere sull'orlo veramente di una catastrofe militare e diventerebbe forse anche nucleare in Medio Oriente, che quindi sarebbe tragica per tutto il mondo. Quindi collegamento è di grande attualità, drammatica attualità, quindi stiamo con le orecchie dritte e cerchiamo di fare tutto il possibile per parare queste manovre. Grazie a tutti. Grazie, grazie Angelo. La prossima relatrice invece è Olivia Ferguglia, dottoranda in fisica, attivista militante per la Palestina nel campo studentesco universitario. Ciao a tutte e tutti e intanto grazie per lo spazio. Io insomma mi volevo concentrare in particolare su quelle che sono le relazioni tra l'Accademia, l'Università e il complesso militare industriale israeliano e italiano, appunto per cercare di smascherarne le complicità e le collaborazioni e come è stato detto prima, perché non si possa più dire che non lo sapevo che ci fossero, ecco, sostanzialmente. Quindi innanzitutto bisogna comprendere qual è l'importanza dell'Accademia e dell'Università all'interno della macchina di oppressione sionista ed è un ruolo fondamentale, innanzitutto perché fornisce le giustificazioni ideologiche dell'apparato sionista. Quindi Israele è un paese che nasce in guerra e vive per la guerra, per cui appunto la guerra è pilastro fondamentale sia dell'economia, della politica, ma anche della cultura e dell'istruzione. E in secondo luogo, ovviamente, avere l'università al servizio del complesso militare industriale fa sì che ci siano un sacco di materiali, di ricercatori, di studenti, ma anche proprio magari di laboratori o centri di ricerca al servizio del militare per costruire quelle che sono poi le armi e le tecnologie che opprimono quotidianamente il popolo palestinese. Ecco, quindi sostanzialmente Israele è un, come verrà poi magari spiegato meglio prima, è un modello che l'Italia e l'Europa cercano di seguire proprio per questa sinergia fondamentale tra l'Accademia e il complesso militare industriale. Da un lato, insomma, la prima motivazione è abbastanza evidente, nel senso che tutte queste armi e tecnologie che vengono costruite vengono innanzitutto testate sui palestinesi e poi riversate nel mercato globale come già testate, acquistate dall'Italia e dall'Unione Europea per la qualunque, dal contrasto all'immigrazione, repressione interna, lotta alla criminalità, dalle carceri, CPR, insomma in moltissimi ambiti. E quindi il fatto di averci messo lo zampino anche solo con un ricercatore o con uno studente o con dei finanziamenti più probabilmente nella loro costituzione fa sì che si possa avere accesso con un canale privilegiato a questo tipo di tecnologia. Questo chiaramente fa gola sia all'Italia che a moltissimi altri stati sia in Europa che nel mondo, e quindi sostanzialmente si crea una sorta di gara tra le università, adesso mi concentro su quelle italiane, per chi ha più accordi, per chi ha più collaborazioni con gli atenei, i politecnici israeliani. Guardavo per avere dei dati nuovi sul sito del MIUR, sono segnati al momento 135 accordi, che sono accordi quadri, convenzioni di cotutela fra dottorandi o anche semplici accordi di mobilità tipo Erasmus Plus Overseas, tra appunto praticamente tutte le università italiane. E la cosa grave, non che stupisca, però comunque abbastanza grave, è che tante di queste, ad esempio ne guardavo, ce n'è una proprio al Politecnico di Milano, che è stata stipulata in quest'anno nel 2020 durante il periodo Covid, quindi sicuramente in un periodo in cui non era così semplice né la didattica né tantomeno garantire l'accesso all'istruzione per tutte le studentesse e gli studenti, viste anche le difficoltà economiche, è abbastanza evidente quali siano le priorità dell'università nel momento in cui il tempo viene speso e i fondi vengono spesi per fare nuovi accordi anziché appunto agevolare in un momento così difficile l'accesso all'istruzione per le varie studentesse e studenti, questo sia per le università che ovviamente per l'insegnamento più di base. Ma non ci sono soltanto questi, insomma abbiamo condotto una ricerca anche con l'aiuto di
alcune studentesse e studenti a Bologna sul complesso di Horizon 2020, che è questo sistema di finanziamenti dell'Unione Europea all'istruzione e alla ricerca. E, all'interno di questo, diciamo, macro ambito, Israele partecipa a 1.216 progetti per un totale di 872 milioni. Molti di questi progetti, peraltro, sono identificabili, molti quasi tutti, all'interno di quell'ambito che viene definito dual use, e quindi delle ricerche che sono apparentemente di uso civile, ma poi in realtà facilmente applicabili nel contesto militare. Questo ovviamente non sarebbe permesso dalle regole di Horizon, ma c'è sempre la scappatoia, perché la stessa Unione Europea poi pubblica in quella che si chiama EU Funding for Dual Use, una cosa del genere, tutte le modalità, suggerisce, nel caso uno non ci sia arrivato da solo, come si fa ad avere accesso comunque a questi finanziamenti, oppure come, insomma, come svicolare da questa regola, ecco. Appunto, questo è molto grave, non soltanto perché effettivamente si sviluppano, innanzitutto perché un po' inverte quello che è normalmente più accettato nella ricerca, e quindi che il flusso di tecnologie parta dal militare e poi arrivi al civile. Quasi tutte le cose di tecnologia che utilizziamo quotidianamente nascono nel contesto militare. Qua però è esattamente il contrario, è ancora più grave, perché significa che il flusso di tecnologie passa dal civile, e questo dà un'indicazione sulla forte militarizzazione della cultura, in questo caso dell'istruzione e della formazione. E, inoltre, appunto, dicevo prima, Israele fa da modello, perché come ad esempio l'esempio di Horizon secondo me è molto calzante, perché permette di capire due di queste cose che Israele ha e che l'università italiana e tante altre vorrebbero, che è questo passaggio a una progressiva privatizzazione del finanziamento. Horizon non finanzia la ricerca di base, Horizon finanzia dei singoli progetti, e questo vuol dire che vengono finanziati quei progetti che sono più meritevoli, che sono degni di essere finanziati, ovviamente secondo i valori del profitto, in questo caso del profitto militare. E così le stesse università, non tutte le università possono accedere ai bandi di Horizon, ma soltanto quelle che rispettano un po' di più lo standard europeo, e quindi questo fa sì che alcune facoltà, come i politecnici piuttosto che chimica, banalmente, insomma, è abbastanza evidente nella vita quotidiana, sopperiscono alla mancanza di finanziamenti della ricerca di base con questi tipi di attività, e così come alcuni atenei, mentre altri no, e quindi si crea proprio un vero e proprio squilibrio tra la qualità della ricerca, banalmente, di alcune facoltà o di altre, oppure di alcuni atenei e di altri. Dall'altra parte funziona così anche per la privatizzazione, nel senso che Israele fa da maestro anche in questo. Non sono le industrie o comunque coloro che collaborano con il complesso militare industriale a cercare di collaborare con le università in Israele, ma al contrario, sono le università che cercano di rendersi il più possibile disponibili o attraenti o attrattive per essere scelte dal complesso militare. E quindi, diciamo, perché piegare il privato, sostituire il privato al pubblico, quando si può piegare il pubblico per farlo rientrare nel privato, sostanzialmente. E quindi questo un po' ci dà l'idea di che tipo di istruzione, che tipo di modello di ricerca sta inseguendo l'Italia e l'Europa, e che quindi, insomma, prima o poi, ma è già arrivato anche da noi. Io, diciamo, chiudo dicendo che oltre appunto a qualche, diciamo, qualche input che possa aver dato, anche se magari molto alcune di queste cose sono magari un po' più scontate, alla fine del dossier ci sono delle schede fatte da Antonio, in cui vengono elencate tutte le complicità degli atenei e dei politecnici israeliani, con anche riferimento a quali università italiane hanno accordi con quali di queste. In più, se uno vuole guardare, insomma, che tipo di complicità ha la propria università, basta, ci sono dei nomi chiave, ad esempio l'Israel Aerospace Industries, piuttosto che Elbit, Rafael o il Politecnico Technion, per esempio, per cui quando questi elementi figurano all'interno di accordi o all'interno di Horizon, che poi ovviamente finirà quest'anno, ma ci sarà il successivo Horizon Europe e immaginiamo come possa andare. Insomma, queste ricerche dovrebbero servirci per agevolarci, quindi nel momento in cui vediamo quali tipi di università,
collaborano con la nostra. Innanzitutto appunto che non si possa più dire non lo sapevo che i finanziamenti e i soldi della mia università venissero utilizzati per questo. Ovviamente questo non deve essere una responsabilità né del ricercatore precario né tantomeno dello studente che decide di fare un Erasmus in un posto piuttosto che in un altro. Però insomma io spero che queste ricerche possano anche servire per indirizzare in maniera tale che queste cose non siano più soltanto informazioni, ma che possano trasformarsi in qualcosa di un pochino più forte da richiedere alle nostre università e ai nostri atenei. Grazie. Grazie Olivia. E proseguiamo con Antonio Mazzeo, saggista, peace researcher, giornalista impegnato in temi come la pace, il disarmo, i diritti umani, con diverse pubblicazioni su questi temi. Buonasera, grazie per l'appuntamento, che direi che è fondamentale perché si sta estremamente sottovalutando. Ha fatto benissimo Angelo Bracca a porre la questione del metro che ci manca. Un baratro. Siamo di fronte al rischio, come abbiamo iniziato tra l'altro anche questo maledettissimo 2020, cioè la possibilità che si arrivi a un conflitto globale, a un conflitto totale, in cui ovviamente l'arma nucleare diventa lo strumento per legittimare, per concludere eventualmente una guerra. E ci si è chiesti sempre quale possa essere la motivazione dell'impunità. Israele continua a violare le convenzioni internazionali, continua a violare le direttive delle Nazioni Unite, continua a uccidere a livello internazionale, ha assolutamente mano libera per continuare i suoi interventi e non si comprende come mai la comunità internazionale non sia in grado, non dico di boicottarla, ma perlomeno di imporre rispetto di quelle che sono le norme internazionali. Io credo che un motivo ci sia, è accennato negli interventi precedenti, ed è la funzione enorme, fondamentale di sperimentazione e progettazione di quelli che sono gli strumenti di morte, ma soprattutto che sono gli strumenti di controllo sociale. Il laboratorio, la Palestina è il laboratorio sperimentale e di quelli che sono poi strumenti che diventano essenziali a livello globale, a livello mondiale e che poi vengono sperimentate direttamente particolarmente per esempio nelle repressioni, nelle guerre, ma anche a uso interno, e vale soprattutto per il nostro paese, per reprimere anche le forme di opposizione dei movimenti sociali o di chi difende i territori, penso dalle grandi opere. Non vorrei dimenticare come una serie di interventi fatti dalle forze di polizia, di vigilanza in Val di Susa riproducano modelli, sistemi che sono stati applicati e inventati in Israele. Non è un caso che oggi non ci sia un solo paese al mondo che non si rivolga a Israele per acquistare armi. Un tempo si diceva che Israele era la piattaforma degli Stati Uniti in Medio Oriente per perpetuare il controllo degli Stati Uniti in quest'area. Oggi non c'è paese che non dipenda da Israele per poter continuare le politiche di repressione, di oppressione, sia sui paesi, tra virgolette, nemici, sia direttamente sul fronte interno. Qualche giorno fa le Nazioni Unite hanno comunicato di aver affidato per 5 anni i sistemi di protezione delle basi della missione ONU in Mali a imprese israeliane. Poi guardiamo il nome e ci accorgiamo che sono sempre gli stessi identici nomi. IAI, cioè le industrie israeliane aerospaziali, Elbit Systems, eccetera. Immediatamente scopriamo, nonostante quello che c'era stato detto qualche settimana fa, che l'Unione Europea aveva interrotto le relazioni con le imprese israeliane per l'affitto, il leasing e dei droni di guerra per poter fare questa grande guerra globale che oggi vede l'Unione Europea proiettarsi nel Mediterraneo, uccidere, videofilmare per impedire le migrazioni, ebbene oggi scopriamo che nonostante questo sono stati sottoscritti nei giorni scorsi
due contratti da 50 milioni di euro. Dico, ricalco 50 milioni di euro perché ci hanno anche abituato a pensare quanto sperperiamo per l'accoglienza dei migranti nel nostro paese, e poi invece tranquillamente 100 milioni di euro a chi li affidiamo, ancora una volta AI, ancora una volta il British Systems, eccetera. E continueremo a utilizzare i loro droni di guerra per fare la guerra ai migranti. Ecco, questo spiega la presenza e l'accettazione. Chiudo soltanto sul nostro paese, perché non possiamo, come diceva Carano, è importante imporre all'attenzione del nostro paese quanto oggi dipendiamo dal sistema, dal complesso militare industriale italiano. Qualche giorno fa il ministro della difesa si è recato in commissione e a spiegare quali sono i grandi progetti strategici per il potenziamento delle forze armate. Sono progetti che costeranno miliardi e miliardi di euro, che verranno ulteriormente sottratti alle spese sociali, agli investimenti produttivi, alla scuola, all'istruzione, alla sanità. E poi scopriamo tra questi progetti che molti sono progetti che vedranno intanto joint venture dal complesso militare industriale italiano, penso Finmeccanica, cioè Leonardo ex Finmeccanica, ma penso anche a Iveco, che ha la sede a Bolzano e sta sviluppando nuovi sistemi di attacco terrestre proprio in partnership con le imprese israeliane. Ma penso che la notizia veramente che mi ha profondamente indignato, sconvolto. Noi da qualche anno abbiamo in leasing due grandi aerei spia per l'aeronautica militare italiana che abbiamo di fatto preso in Israele. Il ministro tranquillamente ci ha detto che nei prossimi anni due di questi aerei non ci bastano più, ne avremo bisogno di 8 in proprietà, e ovviamente gli 8 aerei sono dello stesso modello che abbiamo preso in Israele. Stiamo parlando di un accordo che potrebbe anche tranquillamente superare i 2 miliardi di euro nei prossimi anni. E di fronte a questo non possiamo assolutamente consentire che questo processo vada avanti, perché è un processo che paghiamo, ripeto, sul fronte interno, perché ancora una volta sono quel modello militare, quel modello di controllo e quella necessità di far pensare che ogni cittadino deve essere un militare e che il nemico si trovi all'interno, porta ulteriormente agli spazi, alla riduzione degli spazi di libertà e di attività democratica nel nostro paese. Ma soprattutto non possiamo consentire che ancora ulteriormente risorse ci vengano derubate e che vadano a finire al complesso militare industriale israeliano, che riproduce modelli di morte e di distruzione, come abbiamo visto qualche giorno fa direttamente anche in Iran. Grazie Antonio. E proseguiamo con Angelo Stefanini, medico docente dell'Università di Bologna, dove ha fondato il Centro di Salute Internazionale. Nella Palestina occupata invece è stato direttore dell'OMS nel 2002 e del Programma Sanitario Italiano dal 2008 al 2011. Dal 2015 compie missioni periodiche nella striscia di Gaza come volontario. Prego. Grazie. Mi sentite? Sì. Bene. La guerra al terrorismo che ha fatto seguito all'11 settembre 2001 si è rivelata come una gigantesca campagna di pubbliche relazioni volta a nascondere il disegno egemonico americano nel Medio Oriente. La questione Israele-Palestina ha fatto parte indubbiamente di questa nuova realtà globale. L'attacco alle Torri Gemelle arriva esattamente un anno dopo la seconda intifada, la grande sollevazione del popolo palestinese. Israele intravede subito l'occasione per scendere in campo contro il terrorismo globale e mostrare al mondo che l'intifada non è altro che un'altra faccia dello stesso terrore. E così la repressione della legittima lotta di liberazione del popolo palestinese viene spacciata come guerra globale al terrorismo. Le politiche israeliane di occupazione, colonizzazione e apartheid sono presentate al mondo come necessarie alla sicurezza globale. Più di recente, il fatto che il poliziotto che uccide l'afroamericano George Floyd a Minneapolis o la polizia di Ferguson
che reprime i moti di rivolta dei neri americani, sono stati addestrati da Israele, ha fatto parlare della palestinizzazione di Ferguson, o dei neri, o degli neri americani. Questo tuttavia rappresenta solo l'anello di una lunga catena di scambi mortali tra i due paesi. L'esperienza israeliana nel reprimere brutalmente per decenni il popolo palestinese, prima ancora dell'11 settembre, è diventata una merce di scambio che la guerra globale al terrore ha reso assai preziosa, proiettando così Israele come leader del settore. Il termine complesso militare industriale fu usato per la prima volta dal presidente americano Eisenhower per avvertire del pericolo implicito negli accordi segreti fra potere politico, industria bellica e apparato militare. Oggigiorno tale complesso è monetizzabile in oltre 700 miliardi di dollari e questa dimensione è indubbiamente maggiore di quanto possano giustificare le legittime esigenze della sicurezza nazionale. Inoltre è inquieta vedere come gruppi potenti del settore militare, della politica e delle grandi corporation siano diventati gli attori principali dell'amministrazione della politica estera degli Stati Uniti. Molta della ricchezza esistente alla classe dirigente militare. A tale scopo i militaristi hanno scoperto che il modo migliore di convincere l'opinione pubblica americana della necessità di un forte apparato militare è la costante scoperta di minacce esterne, prima fra tutte il terrorismo globale. Qualcuno ha tuttavia iniziato a chiedersi perché l'unico ovvio beneficiario delle guerre americane sia sempre Israele, o perché Iraq o metà della Siria siano state distrutte con costi enormi e benefici impercettibili. La risposta sta nel fatto che ogni bomba sparata da Israele, i missili lanciati dagli Stati Uniti, la devastazione dei paesi musulmani portano denaro al complesso militare e industriale. Israele riceve oltre 3 miliardi di dollari di aiuti militari da Washington ogni anno e la maggior parte di questi soldi torna immediatamente alle industrie militari americane per comprare nuove armi. Comprendere lo Stato israeliano come un regime coloniale di insediamento guidato da ambizioni di egemonia regionale aiuta a spiegare il suo ruolo di attore chiave in molti dei principali conflitti della regione nell'ultimo secolo. Gran parte della prosperità economica di Israele è dovuta al fatto che il suo complesso industriale militare è un nodo chiave nei conflitti regionali e internazionali. A sua volta, la crescita su scala globale dell'economia di guerra di Israele consiste principalmente nell'aver trasformato i territori palestinesi occupati in un laboratorio in cui testare hardware militare, tecnologie di sorveglianza e armi non convenzionali. Dopo ogni assalto militare, le vendite di armi israeliane all'estero aumentano. Un grande affare, come ha detto il corrispondente militare israeliano Amir Rappaport. Va notato fin dall'inizio, anni 90, Israele ha, che fin dall'inizio degli anni 90 Israele ha progressivamente privatizzato il suo apparato di sicurezza, esternalizzando la sua occupazione militare e subappaltando la repressione non solo attraverso il reclutamento di società militari e di sicurezza private, ma anche grazie alla creazione di un subappaltatore indigeno quale la stessa autorità nazionale palestinese, che fa il lavoro sporco di proteggere Israele soffocando il dissenso interno contro la potenza occupante. Israele è l'ottavo maggiore esportatore militare al mondo, con il 45% delle sue esportazioni che va al governo fondamentalista dell'India. In realtà, da oltre 40 anni, in qualsiasi area problematica del terzo mondo si possono trovare
cito, sorridenti ufficiali israeliani e luccicanti armi israeliane, dal regime di Pinochet al Sudafrica dell'apartheid, dall'Azerbaigian, armi israeliane sono state utilizzate nel genocidio ruandese, nella guerra civile in Salvador, nella guerra civile etiope. Nel 2018 Israele è stato classificato come uno degli esportatori meno trasparenti al mondo nel commercio di armi di piccolo calibro. Secondo Amnesty International, le compagnie israeliane continuano a esportare armi e servizi di sicurezza informatica in paesi con regimi repressivi che violano sistematicamente i diritti umani. Ma Israele è anche un grande importatore di armi. Come pilastro strategico dell'ordine militare globale americano, dal 1949 ha ricevuto circa 121 miliardi di dollari di aiuti militari dagli Stati Uniti. Nel 2016 l'amministrazione Obama ha firmato un contratto che concede a Israele 38 miliardi di dollari di aiuti militari in 10 anni, il più grande impegno di assistenza militare bilaterale nella storia degli Stati Uniti. Nel contesto della ricerca scientifica, poi, quale principale partecipante extra Unione Europea al programma europeo di ricerca sulla sicurezza 2007-2013, Israele si è visto finanziare progetti per 400 milioni di euro per sviluppare la tecnologia dei droni e Frontex, l'Agenzia Europea di Guardia di Frontiera e Costiera, ha iniziato a usare droni armati israeliani. I settori della cyber security e della sicurezza privata, risultato della militarizzazione della vita quotidiana, svolgono poi un ruolo centrale nel militarismo coloniale che mantiene il controllo totale sulla popolazione occupata. Ciò ha garantito una sorveglianza quasi millimetrica e quindi un'azione rapida contro ogni opposizione. Di questo ha beneficiato la lotta contro la pandemia, durante la quale produzione, ricerca e sviluppo militare è stata convertita in un'azienda medica nazionale. Da un giorno all'altro un settore del Ministero della Difesa è stato trasformato in un centro di tecnologia medica, unità top secret dell'intelligence sono state convertite in centri di raccolta di informazioni mediche e le più grandi imprese militari israeliane sono diventate società appaltatrici per il settore medico. Il piano nazionale coronavirus parla addirittura della pandemia come una fusione di medicina e guerra e prevede un ruolo centrale per il Ministero della Difesa in materia di sanità pubblica e politica economica. Il Mossad e lo Shin Bet, i due principali pilastri dell'intelligence israeliana, hanno risposto alla crisi in funzione dei rispettivi settori di attività internazionale e nazionale rispettivamente. Il Mossad, che opera una vasta rete globale di agenti segreti collegati a omicidi extragiudiziali, come abbiamo potuto seguire anche in questi giorni, è stato impiegato nell'ambito dell'approvvigionamento di attrezzature mediche. Lo Shin Bet, responsabile della sicurezza interna e fra l'altro coinvolto nella pratica della tortura, opera il monitoraggio dei pazienti contagiati e i contatti utilizzando un enorme database segreto già esistente. Quindi la crisi del coronavirus spalanca una finestra su come funziona il trasferimento della conoscenza militare israeliana alle industrie civili e in questo caso all'industria medica. Usando l'apparato militare statale come un laboratorio per l'innovazione tecnologica, l'occupazione prolungata di Israele fornisce un terreno fertile per lo sviluppo e l'applicazione di nuove tecnologie di controllo. Siano queste muri di separazione, armi per il controllo della folla o sistemi biometrici. Per concludere, nonostante l'enorme potenza militare di Israele possa darci l'impressione che la lotta di liberazione palestinese sia una causa persa, molti segnali, secondo me, ci avvertono che Israele stia perdendo un'altra guerra,
che è quella che il professor Richard Falk chiama la legitimacy war, la guerra per la legittimazione, la lotta non violenta che fa affidamento sulla rilevanza del diritto internazionale e sull'obbligo di rendere conto del proprio operato di fronte al mondo intero. Guerra di cui è parte importante il movimento BDS. Grazie mille. Grazie, grazie Angelo. Concludiamo gli interventi con quello di Maddalena Luridiana, militante di Noi Restiamo Milano. E rinnovo intanto a tutti l'invito a scrivere nei commenti le domande ai relatori per la discussione che apriremo dopo quest'ultimo intervento. Grazie. Allora, grazie intanto, grazie a Elena e grazie ai compagni di BDS. Come rete Noi Restiamo vogliamo innanzitutto sottolineare l'importanza di un'iniziativa come questa, che riporta l'attenzione in Medio Oriente e in Palestina, in un momento tanto drammatico per il popolo palestinese e in generale per le classi popolari di tutto il mondo. Il dossier scritto dai compagni di BDS Italia ci ha permesso di inquadrare con una rinnovata consapevolezza la complicità della nostra classe dirigente, imprenditoriale e accademica, come è già stato sottolineato, con l'oppressione israeliana. Questo dossier ha inoltre portato nuovi dettagli sulla violenza, che è una violenza sociale, giuridica, fisica e psicologica, applicata ai danni del popolo. Il dossier su come la pandemia che ha intensificato l'oppressione delle categorie sociali più fragili e dei popoli già soffocati dagli interessi imperialistici. Chiedo conferma che si senta, perché ho avuto un warning. Adesso sì. Se avete bisogno che faccia un touch, nel caso lo posso fare. Comunque, la legittimazione e il sostegno degli alleati occidentali all'alleato israeliano nei suoi abusi, nelle occupazioni territoriali illegittime e nelle pratiche di vero e proprio apartheid, si è manifestata pochi mesi fa nel riconoscimento di Gerusalemme capitale e quotidianamente si rinnova tramite visite e relazioni diplomatiche. Questo sostegno appunto degli alleati occidentali va inquadrato in una fase di instabilità e complessità sul piano internazionale. Israele rappresenta una roccaforte dell'imperialismo occidentale in Medio Oriente e per questo in una fase di tensione imperialistica in cui la Cina contende l'egemonia ai paesi dell'Alleanza Atlantica, Israele assume una nuova importanza strategica, sia per gli Stati Uniti sia per i paesi dell'Unione Europea. La crisi appunto pandemica ha colpito, come dicevamo, un sistema che già da tempo si trovava in crisi, in cui gli spazi di valorizzazione andavano calando, in cui la competizione si intensificava e quindi riducendosi i margini di redistribuzione, la classe dirigente occidentale era spinta a intensificare quella che definiamo una lotta di classe dall'alto e quindi una lotta alle classi subalterne e contro i popoli che ne rimangono schiacciati, i popoli sfruttati. In questo contesto appunto la pandemia ha fatto esplodere tutte quelle contraddizioni che per lungo tempo erano rimaste latenti in un sistema di produzione che abbiamo visto e abbiamo visto confermato in questo periodo, un sistema di questo tipo subordina l'interesse collettivo al profitto e che da 30 anni nella sua versione neoliberista in tutti i paesi occidentali come nei paesi in via di sviluppo tramite il ricatto del debito e le pressioni delle istituzioni internazionali, taglia sul welfare e sui settori strategici dell'economia, e sempre nel tentativo di creare nuovi spazi per i profitti privati. E per questa ragione sono proprio le tradizionali potenze imperialistiche che, a seguito di questo smantellamento dello Stato sociale
che va avanti da 30 anni, sono quelle che in questo momento sono più duramente colpite dall'epidemia e sono quelle che scontano il più alto numero di vittime, che mostrano la più grande impreparazione, che stanno subendo shock sociali ed economici profondissimi, che mettono in discussione a livello globale proprio la credibilità del loro modello e quindi la tenuta della loro egemonia. In particolare gli Stati Uniti sono arrivati alle recenti elezioni in un clima praticamente da guerra civile, spaccati da una frattura che si muove su dinamiche diverse e complesse, dinamiche di classe e dinamiche di razza, tra disoccupazione a livelli altissimi, un sistema di lavoro basato sullo sfruttamento, una borghesia impoverita e un establishment sempre più paralizzato che cerca per reazione di riversare all'esterno le contraddizioni che il paese produce al suo interno. E questa crisi egemonica che costringe gli Stati Uniti a intensificare le proprie pratiche di ingerenza imperialistica nei nodi cruciali della competizione, dove devono tutelare i propri interessi strategici. E in questo senso intendiamo leggere la come Harris e di un segretario di Stato come Blinken, di famiglia ebraica, entrambi famosi per i rapporti con Israele e nel caso di Blinken pure per essere sostenitore dell'uso della forza in Siria. Nemmeno ci stupiscono e nemmeno si discostano da questa lettura le dichiarazioni da parte di Biden e Harris sulla necessità di rafforzare la cooperazione tra i membri della NATO in una fase delicata per le vecchie potenze e di sostenere Israele con accordi economici e militari. Quindi Israele resta una testa di ponte occidentale in Medio Oriente e potenzialmente un argine contro coalizioni di paesi arabi che possono formarsi in chiave antiimperialistica, rallento per via di connessione, con un ruolo anche di braccio armato proprio dei paesi europei e americani in quelli che sono gli affari del Medio Oriente. Il modello di sviluppo di cui stiamo parlando è sicuramente in crisi in Unione Europea tanto quanto negli Stati Uniti e anche se le contraddizioni in Europa non sono ancora esplose con la stessa violenza che invece abbiamo visto proprio esplodere per le strade negli Stati Uniti negli ultimi mesi, perché appunto anche in Europa i tagli al settore pubblico e in particolare alla sanità hanno messo a dura prova la tenuta del tessuto sociale di gran parte dei paesi membri e ogni giorno mettono in discussione la capacità organizzativa e di tutela del modello disegnato dall'Unione Europea. È un modello che in questo momento soprattutto attraversato da contrasti interni, da una mancanza di tempestività d'azione e di capacità di affrontare la situazione, da ridotti margini di manovra e da una mancanza di comunità di intenti tra gli stati. Questo spinge le classi dirigenti europee che si trovano in una situazione instabile, una situazione che ricordiamo è instabile non da ieri né dall'inizio della pandemia, ma come minimo dai primi anni 2000, ad accelerare appunto ancora di più il processo di accentramento e ristrutturazione capitalistica. Con gli strumenti come il Recovery Fund, per esempio, tramite prestiti agli stati vincolati a tagli in seguito, austerità e una ulteriore liberalizzazione e privatizzazione delle economie, nel prossimo periodo vedremo sicuramente un ulteriore accentramento di capitali e cervelli nei nuclei centrali strategici dell'Unione Europea, con l'effetto di flessibilizzare, precarizzare, vulnerabilizzare ancora di più i paesi della periferia e le loro classi lavoratrici. Si tratta di un attacco dall'alto, come dicevamo prima, che noi come giovani precari del Sud Europa, che ci troviamo senza prospettiva, paghiamo da anni, costretti a emigrare dal sud verso il nord, se consideriamo il nostro paese, oppure dal nord verso il resto dell'Europa, alla ricerca di condizioni salariali accettabili. È un attacco che ogni giorno si fa più pesante ed è un attacco che grava sulle spalle di una generazione tradita. E facciamo riferimento a queste dinamiche centro-periferia per sottolineare come l'Europa
alimenti sul piano tanto interno quanto internazionale queste dinamiche di violenza e di sfruttamento. E sull'esterno lo vediamo in particolare in Nord Africa e in Medio Oriente, dove le ingerenze politiche sono da sempre molto intense, non solo per quanto riguarda le ex potenze coloniali europee nei confronti degli stati di riferimento, ma anche, per esempio, nella misura che si è dimostrata nella, diciamo, gestione dei flussi migratori provenienti appunto per la maggior parte dal Nord Africa e dal Medio Oriente. Non è un caso, infatti, che in questi giorni, di fronte alle richieste di Biden di rilanciare la NATO, si sia aperto di nuovo in Europa un dibattito promosso dal presidente Macron sulla necessità dell'Unione Europea di rendersi indipendente dal punto di vista militare tramite un esercito europeo. E in questo contesto Israele, di fronte alla accresciuta necessità di dare una dimostrazione di forza, si dimostra di nuovo un alleato fondamentale per tutelare gli interessi del sistema Europa in uno dei suoi confini più caldi, diciamo il confine appunto verso il Medio Oriente, il ponte sul Medio Oriente. E l'Italia è sicuramente, come è stato detto negli interventi precedenti, un partner di eccellenza del settore cruciale della politica economica israeliana, cioè il settore militare. E il supporto del nostro paese e dell'Unione Europea all'esercizio della violenza condotta dallo Stato di Israele è diretto, si basa su dati concreti che sono quelli che ci sono appena stati presentati e si intensifica appunto in particolare in questa fase di stallo degli imperialismi, dei poli imperialistici. Le stesse università in questa fase, che negli ultimi 30 anni sono state riformate secondo le direttive europee, invece che essere un ruolo di critica e di battaglia sociale a supporto degli oppressi, sono sempre più invece luoghi simili ad aziende. Le università sono sempre più complici e asservite al profitto e agli interessi dei privati e si ritrovano, come ci spiegava prima Olivia, complici della violenza che viene esercitata sul popolo palestinese e sono a tutti gli effetti utilizzate come strumento strategico nelle mani della nostra classe capitalistica. Sono state ridotte a poli di competizione, inoltre, e contribuiscono all'oppressione del popolo palestinese tramite i contratti e i rapporti che hanno a che fare con la ricerca e con lo sviluppo di armi e di tecnologie che vengono impiegate a scopo bellico. Università sono inoltre funzionali esclusivamente a servire il mercato del lavoro, secondo la crescente polarizzazione delle condizioni di classe, e noi le riconosciamo come parte di questo sistema di sfruttamento, secondo appunto gli stessi legami che sono stati evidenziati in un precedente intervento. A questo sistema di sfruttamento e di oppressione noi ci opponiamo, così come ci opponiamo alla classe intellettuale che da decenni lo serve e che si è resa complice della devastazione sociale qui come in Palestina. E ci vogliamo opporre oggi in particolare in questa occasione importante e ci teniamo a ribadire questa nostra presa di posizione con forza. Lo Stato di Israele e i suoi alleati sono l'espressione di un sistema che si alimenta con la violenza e che pur di tutelare gli interessi dei pochissimi, devasta terre e popoli. Un'alternativa a questo sistema rappresenta l'unica possibilità per noi, per il popolo palestinese e per i popoli oppressi. E questa alternativa deve essere costruita insieme, lottando, sostenendoci, organizzandoci e andando avanti con iniziative come questa, tramite l'informazione e tramite la lotta. Grazie. Grazie Manda e grazie a tutti i nostri relatori per il loro contributo. Invito ancora una volta a fare domande nei commenti e aprirei il dibattito con una domanda arrivata da Ada Prelazzi, che ci chiede come giudicano i relatori la relazione internazionale all'omicidio del noto fisico nucleare iraniano, che è notizia appunto di questi giorni. Non so chi vuole rispondere, ma prego.
Beh, visto che nessuno parla, non è che voglio, sono Angelo Barac, non è che voglio prendere la parola, ma è una domanda che probabilmente implica già la risposta, cioè a livello internazionale le reazioni, ci saranno le prese di posizione, ma siamo abituati da decenni alle prese di posizione rispetto alle azioni di Israele, che però non hanno nessuna conseguenza. Qui parliamo della necessità di imporre sanzioni internazionali a Israele, e qualcuno, anche Sergio all'inizio, ha detto che sappiamo bene quanto sia remota questa possibilità, perché le complicità internazionali sono a favore di Israele, sono decine o centinaia le risoluzioni delle Nazioni Unite che Israele ha completamente disatteso in modo proprio sfacciato. Ricordiamoci, non voglio aggiungere altre cose, che nel 1999 l'attacco, la guerra del Golfo all'Iraq fu sferrata con il pretesto che l'Iraq aveva violato una risoluzione delle Nazioni Unite. Allora, a questo punto a Israele andrebbero fatto centinaia di guerre, ma si tratta di fare delle guerre, si tratta di prendere veramente da parte degli organismi internazionali, delle nazioni, dell'Unione Europea, dei passi concreti pongono veramente una alta ai soprusi di Israele. Purtroppo ci siamo ben lontani, lo sappiamo. Biden, come è stato detto, proseguirà con un po' più con i guanti, invece con la vaselina, come si diceva una volta, le stesse politiche, e purtroppo noi siamo un po' nell'angolo e cerchiamo di fare il possibile. Speriamo che tutti i parlamentari a cui arriverà questo dossier lo sfoglino, lo guardino e si decidano a prendere il provvedimento. Ma Antonio Masseo ha descritto molto chiaramente come Israele ha in mano tutti i sistemi più avanzati di sorveglianza e così via. Insomma, siamo in questa situazione, quindi le reazioni internazionali a questo assassinio saranno come sempre, se noi non riusciamo a cambiare le carte in tavola. Grazie, scusate. Grazie Angelo per la risposta. E a questo punto lascerei. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Se nessuno invece vuole intervenire, lascerei la parola a Filippo Bianchetti di BDS Lombardia. Mi sentite? Sì, adesso sì. No, perché volevo soltanto aggiungere a quello che ha detto il mio omonimo Angelo qualcosa in più riguardo proprio al fatto specifico della esecuzione dell'assassinio extragiudiziario avvenuto pochi giorni fa, quasi sicuramente ad opera del Mossad, cosa che avviene da anni e anni, e c'è un libro bellissimo che lo documenta in un modo più che dettagliato, la quantità di questi omicidi avvenuti da decenni. Ma quello che volevo aggiungere è che purtroppo questa pratica è già stata normalizzata dagli Stati Uniti e dallo stesso Nobel per la pace Mr. Obama, quando ha praticamente reso pratica comune l'uso dei droni armati per assassinare a distanza nemici. Quindi
ci si scandalizza, certo, bisogna ovviamente scandalizzarsi, bisogna condannarli, bisogna anche pensare che se non ci si rivolge alla, se non ci cerca di potenziare l'unico strumento e struttura che abbiamo, che è quella delle Nazioni Unite, per poter regolare queste questioni, purtroppo le cose andranno probabilmente sempre peggio. Grazie. Grazie Angelo. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Sì, se volete dico qualcosa io, Filippo Bianchetti di Varese, nel BDS Italia. Abbiamo fatto un'analisi molto ampia, approfondita, del livello massimo a cui si può pensare, ma è molto difficile da realizzare, azione nei confronti di Israele, e cioè il livello delle sanzioni. Tutti noi abbiamo, anche Angelo Baracca adesso, abbiamo espresso il desiderio, il nostro forte impegno in questo senso. Però non voglio togliere assolutamente niente a questo piano, che è fondamentale e che finalmente con questo dossier si concretizza discretamente in una cosa, uno strumento reale e di pressione sulle nostre istituzioni, oltre che sull'opinione pubblica, ammesso di riuscire ad accedere all'opinione pubblica, e come sappiamo non è per niente facile. Però io volevo fare solo un piccolo richiamo al BDS, diciamo quello terra-terra, quello che è a disposizione di ogni singolo cittadino, che non va dimenticato, perché altrimenti corriamo il rischio della sensazione di impotenza. Se non ci danno retta i media, se non ci danno retta le istituzioni, che cosa possiamo fare? Beh, possiamo fare qualcosa di molto importante. Ogni singolo cittadino può dire il suo no. Non mi va bene questa cosa. E come fa? Con il boicottaggio semplice, quello dei prodotti. Dei prodotti israeliani o comunque connessi con l'economia israeliana. Questa è una cosa che apparentemente è banale, invece secondo me è fondamentale, perché ognuno di noi può dire il suo no. Ecco, c'è un equivoco di fondo che però vorrei chiarire. Se anche tutti quanti insieme, noi italiani, 60 milioni, dovessimo decidere di boicottare l'acquisto di questi gasatori per l'acqua minerale domestici, Soda Stream, marca israeliana, prodotta nelle colonie. Vorrebbe dire che per un tempo preciso dovremmo tutti quanti interrompere l'acquisto di questo tipo di attrezzo. Forse si riuscirebbe a cogliere una differenza economica. Soda Stream potrebbe vedere che in Italia, in quel tempo preciso che noi ci dovremmo dare, vedrebbe crollare le vendite. Questo però da realizzare è molto molto difficile, improbabile. Allora qual è il sistema? Il sistema è che il singolo cittadino si rechi nel negozio di elettrodomestici, piuttosto che nel supermercato, piuttosto che in farmacia, ovunque siano in vendita prodotti di diretta origine israeliana. Abbiamo citato Soda Stream, gasatore per l'acqua è un esempio, ce ne sono tanti, sul sito di BDS trovate degli elenchi di prodotti, i pompelmi israeliani, i farmaci israeliani della ditta Teva, che è diventata leader mondiale di farmaci generici, farmaci utilissimi perché abbassano il costo in generale, ma la ditta Teva è israeliana, e quindi i proventi finiscono in Israele e alimentano le politiche israeliane verso i palestinesi e verso tutto il resto del mondo arabo. Allora, se il singolo cittadino va nel supermercato, nel negozio degli elettrodomestici o in farmacia e dice: io non voglio questo prodotto israeliano,
perché israeliano, e addirittura se lascia due righe scritte con il suo nome, cognome e indirizzo, mettendoci la faccia, dicendo che non vuole essere complice delle politiche israeliane acquistando prodotti israeliani, questo è un sistema eccezionalmente efficace, dove state tranquilli, il singolo direttore di supermercato, negoziante o farmacista non farà a meno di segnalare ai rappresentanti delle ditte in questione che gli arrivano delle cose di questo genere. Questi sono dei veri missili, in senso metaforico per fortuna, che colpiscono l'immagine di Israele. E non tanto la tasca, è velleitario pensare di interferire sul piano economico veramente, ma sul piano dell'immagine si può interferire molto bene con questo sistema. Per cui io ci tenevo a richiamare anche questo piano del boicottaggio, che mi sembra sempre molto importante, perché è a disposizione di tutti i giorni. Ciao, grazie. Grazie a Filippo Bianchetti di BDS Lombardia, che è tra gli autori di questo dossier. Abbiamo un'altra domanda da Massimiliano per Sergio, che chiede come cambia, se cambia, la strategia USA in Medio Oriente con l'elezione di Biden. Questa è una domanda da un milione di dollari, come dice. Allora, quello che sappiamo, che possiamo sicuramente registrare, che qualcuno ha scritto stamattina sul giornale, già sta avvelenando i pozzi all'amministrazione Biden in Medio Oriente. C'è l'omicidio dello scienziato israeliano, avvenuto pochi giorni dopo, un vertice a tre tra Pompeo, cioè Mike Pompeo, che è il segretario di Stato uscente, Netanyahu e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, no? Nel quale il tema principale del vertice è stata, per esempio, la politica da adottare contro l'Iran, con interessi convergenti, quello di Arabia Saudita e Israele sicuramente. Mike Pompeo rappresentava l'amministrazione uscente, quindi la sensazione che c'hai è che intendono complicare diciamo qualsiasi velleità di fare qualcosa di diverso. Io francamente non nutro eccessiva fiducia sulla nuova amministrazione statunitense, perché americana è sbagliata, è statunitense, l'America è tutta, c'è pure l'America Latina, quindi chiamiamola nel modo giusto. Io non penso che l'amministrazione Biden scarterà notevolmente dalle amministrazioni precedenti, cioè nel senso che su quel quadrante del mondo c'è una convergenza bipartisan e trasversale tra amministrazioni repubblicane e democratiche, che non hanno raramente prodotto scostamenti significativi. Certo, il primo test sarà questo: se gli Stati Uniti tornano a far parte dell'accordo sul nucleare iraniano, dal quale si erano ritirati. E mi sembra che il vertice trilaterale che hanno fatto e l'omicidio dello scienziato iraniano serva ancora una volta a mettere la nuova amministrazione di fronte al fatto compiuto, no? Cioè creano una situazione di tensione dal quale, e poi sapete, i fatti compiuti al quale Israele ha abituato il mondo, da un fatto compiuto è sempre più difficile tornare indietro piuttosto che non fare una scelta sbagliata, e quindi da un fatto compiuto, diciamo, le conseguenze sono sempre più pesanti. Vedremo, no? Però certo i presupposti non sono positivi. Paradossalmente l'unico che ha battuto i pugni con l'amministrazione, con le autorità israeliane, è stato Bush padre, dopo la guerra, la prima guerra del Golfo nel 91. In quel caso è stato forse l'unico caso nel quale abbiamo assistito a un'amministrazione israeliana che ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco con un'amministrazione statunitense. Certo, poi hanno partorito gli accordi di Oslo, sul quale potremmo parlare tutta la serata, perché diciamo, gli elementi negativi e quelli positivi degli accordi di Oslo sono tutt'oggi materia di discussione aspra tra i palestinesi e anche da chi in questi anni è stato
attivo e solidale con la causa palestinese. Quindi non mi sento di dare un giudizio completo adesso, non mi sento di dare un giudizio ottimista, però lo sapete, la storia procede per fatti e non per congetture. Sulle congetture è difficile ragionare, sui fatti è più semplice ragionare. Solo una cosa in aggiunta a quello che diceva Filippo Bianchetti, è vero, cioè l'articolazione della campagna BDS ha questo pregio che consente, lo dicevamo all'inizio, cioè il boicottaggio che ognuno può adottare nelle cose quotidiane che fa. Ormai la farmacista sa che i farmaci generici della Teva non mi deve neanche proporre, no? Perché due o tre volte ho detto, ma questo è dalla Teva, no, è un altro, no? Perché la Teva c'ha un monopolio, però è fortissima sui farmaci generici, la multinazionale israeliana del farmaco. Sul disinvestimento, alcune campagne hanno ottenuto dei successi rilevanti, soprattutto relativamente a società che intervenivano e collaboravano sulle infrastrutture israeliane. Le sanzioni, che è il tema appunto di questa sera, è quello più complesso. Chiudo solo dicendo che la campagna BDS oggi è forse l'avversario, il nemico che le autorità israeliane stanno temendo di più. Hanno dedicato un ministero a contrastare la campagna BDS, hanno fatto pressioni fortissime sui governi degli Stati Uniti e europei affinché la campagna BDS venisse messa fuori legge, e proprio qualche giorno fa abbiamo visto in Germania c'è stata una sentenza che non si è piegata a questa cosa, per cui la campagna BDS è estremamente efficace. Secondo me bisogna dargli una mano sul serio, no? Se vogliamo avere uno strumento a disposizione che consenta al popolo palestinese, come dire, di poter uscire dall'angolo in cui è stato messo. Per cui io invito chi ci sta seguendo a documentarsi, a informarsi, a prendere in esame tutte le possibilità della campagna BDS, perché è efficace. Lo dimostrano le reazioni, diciamo, delle autorità israeliane. Ha una sua efficacia, e questo forse è una delle cose anche più significative, più importanti che sono state fatte negli ultimi anni. Per cui raccolgo l'invito di Filippo Bianchetti. Sì, potrei dire qualche cosa anch'io, sono Ugo Giannangeli. Prego. Sì. Grazie. Mi ricollego a quanto è stato detto da Filippo e quanto è stato ripreso adesso anche da Sergio Cararo. Effettivamente sembra il BDS essere considerato effettivamente molto pericoloso, e questo ci dovrebbe confortare, perché evidentemente è un riconoscimento nei nostri confronti. Mike Bloomberg, se ricordo bene, nei giorni scorsi ha definito il BDS un cancro. E ricordo a tutti, ma lo sapete, almeno i relatori sicuramente, che pende da alcuni anni un disegno di legge che criminalizza il BDS, ed è una cosa terrificante leggere nella relazione introduttiva il movimento BDS, eccetera, eccetera, va avanti. Quindi è una legge ad monumentum, e questa già è una assurdità giuridica, perché le leggi dovrebbero essere astratte, cioè non fare riferimento a un fenomeno particolare, specifico. Qui invece si fa riferimento proprio a un movimento, a una realtà di persone che si attivano attorno a un tema. E viene criminalizzato con la galera. Si distingue tra partecipi, miei partecipi, organizzatori, sostenitori, esattamente come per le associazioni a delinquere, per le bande armate. Questa è la realtà. Dico, questo non ci dovrebbe spaventare, ma ci dovrebbe rafforzare nella nostra iniziativa, perché evidentemente è efficace. Ma un altro argomento a sostegno della efficacia e della necessità di supportare il BDS: qual è l'alternativa a, ad esempio, di Filippo, che potrebbe effettivamente così apparire un po' bella Italia, no?
no? Queste iniziative dal basso, iniziative di base. Quali sono le alternative? Allora, rivolgersi agli Stati, e è stato detto chiaramente da Sergio Carraro e da altri che gli Stati sono complici, sono loro i soli titolati ad imporre le sanzioni, ma gli Stati sono complici perché fanno affari, è stato detto da tutti i relatori. Ci si potrebbe rivolgere all'ONU, l'ONU ha fatto centinaia e centinaia di risoluzioni, non ricordo chi dei relatori ha fatto un accenno alla possibilità di una riforma dell'ONU, forse Angelo Stefanini, se ricordo bene, una possibilità di riforma dell'ONU, sappiamo che se ne parla da tantissimo tempo, sappiamo benissimo, almeno io penso che non si farà mai, fa troppo comodo questo equilibrio a un immobilismo totale, faccio riferimento evidentemente al diritto di veto che è stato sempre opposto dagli Stati Uniti nei confronti delle risoluzioni contro Israele. C'è stata una sola eccezione, la ricordate, la risoluzione 2334 del dicembre del 2016, laddove Obama, lo stesso che ha finanziato, come è stato ricordato, con un mare di miliardi Israele, però in quell'occasione, secondo me per fare uno sgarbo a Trump, si era nella fase di transizione, ha dato indicazione alla rappresentante all'ONU di astenersi e grazie a questa astensione è passata questa risoluzione del Consiglio di Sicurezza. È una risoluzione di condanna cui, come al solito, non è seguita alcuna sanzione e torniamo qui al problema delle sanzioni. Quindi no gli Stati, no sicuramente l'ONU nella sua attuale conformazione e neppure la giustizia internazionale. Qualcuno si fa delle illusioni, ma voi sapete che la dottoressa Bensouda, procuratrice presso la Corte Penale Internazionale, per il solo fatto di aver osato dire che ci sono gli estremi per avviare un'attività di indagine, per carità, niente di più, nei confronti di Israele, è stata oggetto di pesantissimi attacchi personali e professionali. Oppure ricorderete sicuramente il rapporto Goldstone, giudice ebreo sudafricano, che redasse un all'epoca. Ugo, scusami, potresti attivare la telecamera per favore? Che è rimasta spenta. Ci provo, no, l'ho fatta apposta, devo attivarla perché non so se. Vediamo un attimo se funziona. Dovrebbe, ma è proprio necessario? Perché sto venendo. Aspetta un attimo, scusa. Sarebbe meglio, ma in realtà anche l'audio comunque. Non capisco perché non funzioni, perché è attivata, permetti un attimo. No, credo che dovrete fare meno, ma non è... Niente, fa nulla, l'audio comunque è molto chiaro. Perdita. Ero anche giunto un po' alla conclusione, no? Stavo dicendo del... ho detto di Bensouda, stavo pensando anche a Goldstone. L'editore Zambon tradusse in italiano questo malloppo, uso questo termine non in senso specifico, centinaia di pagine documentate fino in fondo nei dettagli di tutti i crimini di guerra e contro l'umanità commessi durante l'operazione Piombo Fuso. Abbiamo fatto varie presentazioni di questo libro, io ricordo che la gente era lì un po' allibita, quasi che si raccontassero bugie, era tutto documentato e poi la domanda più frequente era ma sì, ma allora che cosa è successo? Assolutamente nulla, anzi qualcosa è successo che Goldstone è stato personalmente, guarda caso come l'ha Bensouda, oggetto di attacchi personali e professionali, ha subito lui grandissime conseguenze, nient'altro. Allora, intendevo comunque in questi termini, non ci possiamo rivolgere agli stati complici, non all'ONU, si è detto il perché, non alla giustizia internazionale, per carità, pende avanti alla Corte Penale Internazionale questa attività di indagine, vedremo come andranno le cose, personalmente non sono particolarmente ottimista, non lo sono proprio per niente, ma proprio per tutte queste ragioni si rafforza il discorso introdotto da Filippo, sostenuto anche da Sergio, e cioè la necessità che se ne faccia carico di questo problema la cosiddetta società civile. Attività di documentazione non manca, un esempio naturalmente è il dossier di cui stiamo parlando e ringrazio i giovani e le giovani di Noi Restiamo per averci dato questa opportunità. Un capitolo, il problema dei media,
e quello sì non è stato toccato questa sera. Io a proposito di media, ma giustamente stiamo seguendo con apprensione il caso di questo povero ragazzo Patrick Zachary, detenuto lì in Egitto, con una formulazione d'accusa per ora estremamente generica e con questa detenzione prorogata in continuazione. Ma sono centinaia e centinaia i palestinesi nella stessa situazione, la cosiddetta detenzione amministrativa, senza capo d'accusa, senza potersi difendere, senza limite di durata, un'aberrazione giuridica, un'aberrazione di civiltà, e non se ne sa assolutamente nulla. Si sa che esiste questo fenomeno, ma qualcuno conosce anche solo un nome di una di queste persone nella stessa situazione di Patrick Zachary. E se vogliamo ricordare anche Giulio Regeni, giustamente tanta attenzione, tanta mobilitazione nel suo caso, solo per chiedere verità a questo punto, visto che è stato massacrato, torturato e ucciso. E quanti palestinesi sono massacrati, torturati e uccisi nelle stazioni di polizia sioniste e all'interno delle carceri? Eppure assolutamente nulla, un silenzio totale sulla questione palestinese, e quindi anche rispetto ai media evidentemente dovremmo attivarci, ma questo è tutto un altro discorso. Grazie a Ugo Giannangeli che ci ha raggiunto, è avvocato penalista e anche lui è tra gli autori di questo dossier. Qualcun altro voleva intervenire? Dunque, una cosa soltanto, visto che abbiamo citato Patrick Zachary e Giulio Regeni, Giulio Regeni proprio italiano, Patrick Zachary cittadino egiziano ma studente a Bologna. Andando un pochino più indietro, Ugo Giannangeli ha appena citato quello che succede quotidianamente ai palestinesi, che va totalmente sotto silenzio, perché l'unica cosa che passa sui media italiani sono i razzi di Gaza diretti verso Israele, mentre tutto quello che riversa Israele quotidianamente su Gaza è assolutamente nascosto. Tornando a Gaza e volendo citare un altro caso famoso, spero che tutti lo ricordino, di un italiano che fu ucciso in circostanze ambigue e di cui tutti però immaginiamo chi sia stato il mandante, e cioè Vittorio Arrigoni. Mi sembra giusto citare il suo nome in questo contesto e invitare tutti a rileggere il suo libro riguardo a Piombo Fuso. Grazie, ciao. Posso dire una cosa? Prego. Allora, condivido quello che hanno detto Ugo e Filippo, io però vorrei dare anche una, non dico una speranza, ma anche una necessaria, scusate il mio accento leggermente bolognese, spinta perché le cose vadano avanti. Il movimento BDS è attivo dal 2005. Con grosse difficoltà si è affermato, ma adesso sta diventando veramente una spina nel fianco. Non a caso Mike Pompeo ci ha fatto questo grande onore, questo favore di citarci come uno dei pericoli maggiori. Il cancro se lo può tenere lui, comunque gli auguro anche una dieta, che farebbe bene anche a me. Però io dico che ci stiamo muovendo. Il movimento BDS è una cosa ancora piccola, però ha delle potenzialità veramente molto grandi. Come abbiamo fatto cadere il regime in Sudafrica, e credo che lavorando e intensamente, ognuno facendo la sua parte, portando il suo mattoncino, perché è una cosa che è sulle nostre spalle, non possiamo aspettare che siano i politici, che siano qualcuno delegato da noi, dobbiamo essere noi a impegnarci in prima persona. Il dossier è un mattoncino, noi non ci avremmo creduto un anno fa, quando poco più di un anno fa cominciamo a lavorarci, perché era un lavoro immane, perché trovare gli esperti, perché trovare disponibilità, abbiamo avuto anche delle
dei dinieghi da parte di alcuni che pensavamo potessero aiutarci, adesso non faccio i nomi, ma comunque gente di solito impegnata anche politicamente, però di fronte a Israele tanti poi un pochino indietreggiano. Allora, voglio dire, il dossier è pubblicato sul nostro sito e su altri siti, è disponibile anche il cartaceo, chi lo vuole basta una telefonata a noi oppure mandare una mail e lo possiamo fare recapitare. L'idea di distribuirlo almeno alla Commissione Affari Esteri del Senato e della Camera, credo che sia importante fare conoscere ai nostri politici che sono su questi temi di una ignoranza abissale, che in confronto persino il nostro ministro degli esteri delle volte riesce a, così, a stupire, perché è talmente inconsapevole, spero, delle cose che dice, e quindi credo che noi facciamo la nostra parte, portiamo avanti la nostra lotta, e mi ricordo, faccio un paragone che è quasi blasfemo, cioè la gente che era nel ghetto di Varsavia e soffriva l'assedio, avrebbe mai detto che poi alla fine avrebbero vinto loro? Ecco, questo io credo che la gente di Gaza, la gente che li sostiene, debba porsi questo interrogativo. L'avrebbero detto che il fascismo sarebbe caduto e tanti altri imperi sarebbero caduti. Prima o poi la gente fa la storia. Grazie Raffaele. Abbiamo adesso una domanda per Antonio Mazzeo di Carlo Tagliacozzo, che chiede: oltre alla campagna basata su petizioni boicottaggio accademico, è possibile ipotizzare una campagna di disinvestimento di società italiane legate al complesso militare industriale collegate con Israele, ad esempio la Leonardo? Anche questa è una domanda da miliardi, ringrazio Carlo che è saluto. Purtroppo oggettivamente non c'è una impresa collegata alla produzione militare che non abbia, non si sia rapportata con Israele. Lo diceva correttamente Olivia poco fa, come non c'è nessuna università italiana che non abbia sottoscritto un accordo bilaterale con le università, pur sapendo che non c'è università israeliana che non sia direttamente coinvolta nella ricerca, sperimentazione e produzione di sistemi di morte o sistemi di controllo securitario. Io credo che dobbiamo fare in tutti i modi, intanto per imporre quello straccio di legge che esiste, che vieta di esportare armi a paesi che violano i diritti umani o che sono coinvolti direttamente in operazioni di guerra, noi dobbiamo imporre che questa legge venga applicata. Dobbiamo imporre che gli accordi di cooperazione bilaterale che sono stati sottoscritti con Israele, sia sul campo della ricerca sia nel campo dell'export, e vengano portati avanti. E soprattutto dobbiamo imporre che il nuovo modello di difesa che si sta implementando in queste settimane venga portato avanti, perché, lo dicevo nel mio intervento prima, i principali accordi di cooperazione sia in ambito terrestre e sia in ambito aereo vedono un rafforzamento con Israele, un rafforzamento e soprattutto stavolta in cui verrà penalizzato principalmente l'economia del nostro paese. In passato c'è stato una specie di accordo do-ut-des: io ti vendo i caccia intercettori e tu mi dai strumenti per esempio di intelligence o di controllo satellitare. Stavolta con i prossimi programmi si tratta tutto del contrario: acquisteremo da Israele, ulteriormente rafforzeremo la presenza delle imprese israeliane nel sistema di difesa. Proprio per questo credo che dobbiamo fare in tutti i modi per costruire una rete che vada al di là delle associazioni pacifiste. Io cercavo di spiegare poco fa che questi accordi con Israele di fatto porteranno ulteriormente a spostamenti di risorse finanziarie pubbliche a Israele. Significherà ulteriormente colpire il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, il diritto all'occupazione nel nostro paese. Proprio per questo dobbiamo costruire una rete che sia più ampia di quella del non muro. Grazie Antonio.
Adesso abbiamo una domanda molto lunga, quindi ve la leggo, ma poi magari ve la giro in chat. Ci chiede Flavia Maria Lepre: quali sono gli interlocutori a cui chiedere azioni di embargo? I sindacati, aiutandoli a superare la logica della difesa del posto di lavoro, anche se quel lavoro genera morte? Richiesta a forze politiche? Pensate ad una serie di appuntamenti per andare in questa direzione? Quali potrebbero essere le richieste da cui partire? Ipotizzate alcune azioni di lotta? Non so se c'è qualcuno che vuole rispondere, altrimenti forse non so se Sergio vuole dire qualcosa. Nel senso che non vedo la domanda completa, però è chiaro, dobbiamo cercare di spiegare all'inizio. Le sanzioni purtroppo è un meccanismo che possono adottare solo i governi, su atti ufficiali istituzionali, un governo che decide di recedere, no, da accordi militari, da accordi commerciali, da accordi scientifici, no? Per cui è chiaro che questa sulle sanzioni è una battaglia tutta politica. Cioè, mentre le prime due le possiamo articolare e lì può coinvolgere i sindacati, le associazioni, alcuni sindacati già sono impegnati su questo, no? Quindi, non dico che è più facile, però è più fattibile, no? È più fattibile perché si tratta di discutere con persone e poi convincerle di non acquistare quei prodotti, di non investire, no, su quel progetto di Israele. Diciamo, sono più a portare. Sul piano politico è chiaro che si tratta di fare a sportellate o di fare al confronto con i luoghi decisori, che quindi sono il governo, sono i ministeri e attraverso il Parlamento, nel senso, quindi la costruzione della decisione politica. Questo è la parte più. Io, scorrendo i nomi della commissione esteri della Camera, per esempio, mi veniva un brivido perché leggevo appunto che in quella commissione stanno persone che, di fronte ai ragionamenti che abbiamo fatto oggi o alla ipotesi di un embargo militare, no? Militare a Israele, si potrebbero venire un attacco di cuore, insomma, i capelli dritti. Però non possiamo non incalzarli sul piano delle responsabilità e sul piano del fatto di guardare. Qui c'è un'ampia documentazione che dice a cosa servono queste cose, no? Qual è il loro uso. E poi se sta in commissione estera non può non sapere quello che accade in Palestina, no? Non è che non lo sanno. Sì, qualcuno lo sa perché un po' di gente è arrivata al Parlamento in modo un po' avventuroso. Però i membri della commissione esteri, la Farnesina, quello che accade lì lo sanno benissimo. Il problema è che o tacciono e quindi sono complici, o addirittura partecipano volontariamente a quel tipo di politica. Indubbiamente dal 2000 e qua, insomma, i primi anni 2000, le posizioni dei governi italiani sono diventate molto peggiori di quelli precedenti, cioè quelli della Prima Repubblica. Io ricordo che quando mettemmo in discussione l'accordo di cooperazione militare del 2005 con la magistrazione 2006-2007, e quindi c'era già un governo centro-sinistra, c'era il governo Prodi, e c'erano 60 parlamentari della sinistra in Parlamento, con nei ministeri, con una capacità di condizionamento del governo forte, che l'accordo ha firmato il governo Berlusconi, noi avevamo una manifestazione due anni dopo dicendo adesso revochiamo quell'accordo, e beh, una volta sono venuti sotto pesanti, sia sul piano politico, sul piano della criminalizzazione, si capiva che avevamo pestato la coda della vipera, chiedendo all'epoca dell'accordo di cooperazione militare che dal 2005 viene rinnovato automaticamente tutti gli anni. C'è un memorandum d'intesa che tutti gli anni viene rinnovato e che ovviamente ha ampliato, come diceva Antonio Mazzeo, anche la portata dei meccanismi di cooperazione militare tra Italia e Israele. Quindi io questo mi sento rispondere a Flavia che saluto.
Non so se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, se no c'è un'ultima domanda e poi chiuderei, se siete d'accordo. Se si può, io forse volevo aggiungere, ma proprio una cosa molto piccola, nel senso che ci sono, insomma, come BDS Italia abbiamo iniziato questa campagna con la produzione di questo dossier, però chiaramente è una campagna internazionale che coinvolge appunto non solo la parte delle sanzioni, ma anche e soprattutto la di disinvestimento, e esistono delle campagne internazionali che magari in maniera più specifica, però si occupano di alcune delle cose di cui abbiamo parlato oggi. Una è stata già nominata, che è la campagna contro AXA per disinvestimento dalla Elbit, e l'altra è portata avanti, è una campagna internazionale che direi quasi mondiale, nel senso che all'interno c'è il Messico, l'India, la Colombia, veramente spazia in tutto il mondo, che si chiama Walls Against Wall, o World Without Wall, scusatemi. Mondo senza muri, e ha prodotto una delle prime campagne, che sta anche all'interno del dossier, che è quella che si accennava prima contro i droni, e quindi il fatto che Frontex e EMSA, che sono quelle agenzie che militarizzano il Mediterraneo, che diciamo di contrasto all'immigrazione, hanno adottato anziché le navi i droni israeliani, che sono quegli stessi utilizzati appunto nell'operazione Piombo Fuso, e quindi insomma che si sono macchiati di crimini contro l'umanità di fatto. E quindi questa campagna chiedeva, è stata fatta una petizione controllo appunto nella primavera del 2020, in cui oltre 10.000 cittadini in tutta Europa hanno firmato questa petizione per chiedere la fine dell'accordo dell'utilizzo dei droni tra l'agenzia europea, quindi la EMSA, e la Elbit, e si aspetta diciamo ancora la risposta dell'Unione Europea. Quindi secondo me anche queste sono delle iniziative di disinvestimento, non di sanzioni, ma che meritano in un certo senso di essere, cioè meritano sicuramente di essere portate avanti e anche di essere nominate. Posso aggiungere due parole? Angelo, parla più lontano dal microfono. Sono grazie. Va bene? Ok? Sì, molto un po' meglio. Allora, aggiungo una cosa il più possibile breve, perché poi incarna lo spirito con cui io ho collaborato questo dossier e lo scopo dell'articolo che io ho scritto per il dossier, cioè ritornare al discorso sul nucleare israeliano. Io ricordo brevemente, io penso che lo saprete, che fra meno di due mesi entrerà in vigore come componente ufficiale del diritto internazionale la proibizione delle armi nucleari. Ora è vero che Israele non ha firmato neanche il trattato di non proliferazione, però in quell'ambito rilanciare la campagna per l'istituzione di una zona libera da armi nucleari e da armi di distruzione di massa in Medio Oriente, collegandosi alla campagna internazionale ICAN, la campagna internazionale della società civile per l'abolizione delle armi nucleari, potrebbe rafforzare il fronte. Io continuo a dire, lo dicevo all'inizio del contributo che ho scritto, che soffro molto, da molto tempo, sul fatto che tutti le componenti di movimento si muovono su certi loro obiettivi e non li generalizzano, non si collegano con gli altri. Ecco, collegare le campagne contro il militarismo di Israele e contro l'occupazione della Palestina, la sovranità del popolo palestinese, con la campagna per l'abolizione delle armi nucleari, si potrebbe cercare di farlo anch'io in qualche modo,
onestamente, si scrivesse qualcosa di sintetico in inglese da fare arrivare la campagna internazionale ICANN su questo tema, perché matrocino un po' per essere breve, ma l'obiettivo di istituire questa zona libera da armi nucleari in Medio Oriente era stato approvato quasi all'unanimità nella conferenza di revisione del trattato di non proliferazione del 2010, poi non fu mai attuata, doveva esserci una conferenza internazionale nel 2012, l'ONU l'ha ripresa questa cosa, lo scrivo nel mio contributo, quindi non è riuscita a fare una conferenza internazionale, però ha partecipato una minoranza degli stati dell'ONU nel dicembre dell'anno scorso, in questi giorni avrebbe dovuto esserci la seconda conferenza internazionale, che è stata rinviata come la conferenza di revisione del trattato di non proliferazione a causa della pandemia, andrà a primavera, ma ci sarebbe lo spazio quindi per inserire proprio questo obiettivo, in maniera che la campagna ICANN la possa far propria. Adesso semmai corrispondiamo per vedere come si dovrebbe fare. Vi ringrazio una cosa che mi dà speranza in questo incontro è il fatto che è stato attivato dai giovani, i giovani nelle scuole sanno pochissimo di queste cose, il fatto che i giovani prendano in mano questo obiettivo è un motivo fondamentale di speranza. Grazie. Grazie Angelo e grazie anche ad Olivia che è intervenuta prima. Ci sarebbe un'ultima domanda e io poi chiuderei se nessuno ha da aggiungere qualcosa. Ok, ve la pongo. Di Gabriella Grasso. Come fare a mettere in crisi i nostri rappresentanti governativi che stanno facendo del male a noi, oltre che ai palestinesi? È una domanda che si autorisponde. Cara Gabriella, bisogna che continuiamo tutti insieme a portare avanti le cose unitariamente, cercando di mettere insieme le nostre piccole energie e lavorare perché anche i nostri politici, che per definizione non sono il massimo, diciamo, ma non penso anche gli altri siano così meglio, dobbiamo portare avanti noi le cose, cara Gabriella. Ragazzi, si fa quello che si è sempre fatto, solo con un'avvertenza, che questo penso che possa aiutarci. Tra una buona idea e il fatto che funzioni, dobbiamo essere consapevoli che non c'è mai la simultaneità. Cioè, nel senso, una buona idea, una buona proposta, una cosa che, diciamo, diventa efficace, non è detto che lo sia nel momento nel quale viene espressa. Magari passano 3 anni prima che quella buona idea trovi nella realtà, quindi anche uno scontro politico, le condizioni per essere poi realizzata. Noi spesso abbiamo, diciamo una cosa che ci sembra buona, sensata, ragionevole, proprio vediamo che non produce subito risultati. Allora dice, è sbagliata l'idea. No, non è sbagliata l'idea, magari è arrivata troppo in anticipo. Lo scontro con il mondo politico italiano, quindi con i luoghi decisori, affinché questo paese cessi di essere complice del terrorismo di Stato israeliano e dell'occupazione e dell'oppressione dei palestinesi, come dire, bisogna non mollare sul punto e magari essere pronti per quando le condizioni ci offriranno un po' più di spazio per far passare questa cosa. Io chiudo con un esempio. Io continuo a sfidare chiunque
nel 1989, nel momento in cui il movimento anti-apartheid in Sudafrica, nel suo momento più difficile, perché c'era stata una repressione nell'85-86 formidabile, sfido chiunque a pensare nell'89 che nel 90 Mandela sarebbe stato scarcerato e nel 94 diventava addirittura il presidente del Sudafrica. Sembrava una cosa impossibile, però è avvenuta anche un tempo relativamente breve. Probabilmente erano maturate delle condizioni che non c'erano nell'88, nell'87, nell'89, si sono verificate un anno dopo di un certo tipo e quattro anni dopo di un altro. Quella cosa deve essere un po' la nostra ispirazione. Era giusto che Mandela venisse scarcerato e l'apartheid cessasse. Negli anni 80 ancora questa cosa sembrava impossibile, negli anni 90 è diventato fattibile. Certo, poi potremmo avere la discussione se è finita, come dire, la questione razziale, ma è esplosa la questione sociale in Sudafrica, altro tema che ci porterebbe a stare qui qualche ora, però è così, insomma. Io penso che la tenacia sull'iniziativa è fondamentale, perché, come dire, il fatto che non si molli sulle cose non è vero che non produce risultati. Un punto di tenuta è sempre fondamentale, perché comunque crea una polarizzazione che se non c'è non esiste. E poi, vuol dire, mettere il fieno in cascina per i momenti nel quale quella cosa lì trova l'occasione, no, che non si era presentata prima. Questo penso che è l'atteggiamento con il quale ci dobbiamo misurare anche, diciamo, di fronte alle difficoltà. Grazie Sergio. Se non c'è nessun altro che vuole intervenire, io andrei a chiusura. Sono tutti d'accordo? Grazie a tutti e restiamo umani. Vittoria Rigoni. Ciao. Ricordo a tutti che la registrazione integrale sarà disponibile sul blog di Noi Restiamo e sulla pagina web di Contropiano. Verrà poi girata ai compagni di BDS che la renderanno disponibile anche sui loro canali. Rinnoviamo ancora l'appello di Oxygen for Gaza a donare chi può e sostenere il popolo palestinese. Trovate tutti i riferimenti nei commenti. Ringrazio ancora tutti i relatori e le relatrici che sono intervenuti e buona serata. Grazie.